Adesso noi sapete che facciamo? È una promessa questa, ma no, più che una promessa è un'informazione. Noi andiamo alla Johan Cruyff Arena, li distruggiamo. Entra in aria, fino in fondo, El Shaarawy! Che è un anno miracoloso! Poi Draxler! Draxler! La porta, poi guarda in mezzo, secondo palo, che... 3-0! Andate a casa! Andate a casa! Ve l'avevo promesso! E le promesse si mantengono! Ken che va a raccogliere e a lottare come per 90 minuti e poi gira sul Faraone, che ha aperto un match stradominato dalla Monaco. Poi ancora Ken, Draxler chiuso, non arriva McKennie ma non serve! Finisce qui! Finisce qui! Una squadra francese vola agli ottavi di finale di Europa League. Un 3-1 che non lascia repliche, quello della Johan Cruyff Arena, con il quale ci eravamo salutati. Occhio però, perché in campionato avevamo un po' zoppicato ultimamente. Ora è il momento di recuperare punti anche lì, per inseguire il sogno Champions. Prima di pensare al Green Camp, pensiamo all'ottavo di Europa League, perché si gioca come il 10, anche il 17, contro la Zed. Partiamo in trasferta e il ritorno in casa. Questo non so se essere contento o meno, perché in casa in Europa League, ragazzi, non ne abbiamo vinta una. Cioè, una roba brutta proprio, eh. Dobbiamo gestire al meglio i vari impegni per arrivare in forma nel momento che conta, e speriamo anche presto nel momento in cui rientrerà il capitano. Florenzi porta a spasso il pallone, poi lo scarico centrale su Ken, che va sul mancino, guarda Onyekuru, lo serve bene, rimpallo Onyekuru fino in fondo, morbido! Voilà! 3 minuti, 10 secondi, già avanti il Monaco. E che il gruppo stia bene lo si capisce dal fatto che Onyekuru, tra i titolarissimi, non gioca ad Amsterdam contro l'Ajax, gioca e segna il Shaarawy, rientra 3 giorni dopo il 7, risponde così sul campo per il vantaggio dei Monegaschi. Fofana, la porta sul destro, poi morbido di ritorno per Melo al centro, superato le Comte, ha pareggiato il Green Camp, tutto regolare, 1-1. Tocca per Carnot che va morbido da Rivolan, non passa su Ayer, anzi sì, passa su Ayer che però torna bene. Bisogna usare la testa, ragazzi, come ad Amsterdam. Se pensiamo di averla già vinta, abbiamo già perso. E allora ripartenza del Monaco. Florenzi da Martins è completamente solo. Difendono male. Sono anche 19esimi e noi lo dimostriamo. Palo e gol. 2-1 per il Monaco. Secondo centro di fila in campionato per il numero 11. Servito Ken. Protegge il pallone e poi ricomincia da Draxler. Larghissimo c'è anche Florenzi. Draxler senza guardare manda in porta Jelson, che può restituire il favore. Draxler non arriva. C'è Onyekuru, destro a giro su Empereur che mette in calcio d'angolo. Testa di Ayer. Draxler protegge il pallone, poi col tacco serve Tchouaméni che apre. Onyekuru dentro Wenzel Holtz servito, di prima il tocco non è male. Draxler guarda la porta, cerca il destro a giro, traversa e poi si salva il Green Camp. Avrebbe meritato un gol Draxler, e che gol! Rientra Onyekuru, vicino Draxler, servito. Poi arriva anche da dietro McKennie, sempre Draxler in zona, visto, mandato, Draxler! Stavolta forte, senza far girare il pallone, senza colpire la traversa. 3-1 a coronare con il secondo gol di fila un grande periodo, perché ha sofferto, ha fatto un po' l'Eriksen con Antonio Conte, per capirci. Ha sofferto mesi, non ha reso mesi, poi si è sbloccato e adesso ce lo godiamo. 3-1. Ultimo calcio d'angolo della partita. È pronto Pelé dalla bandierina. Già 2 minuti oltre la fine del recupero. McKennie mette fuori, controlla Martins, fischia 3 volte. Il direttore di gara. 3 come i gol del Monaco che batte il Green Camp. Torna alla vittoria, ma la classifica non la guardiamo ancora. Intanto testa alla Coppa di Francia. Questo è il tabellone che ha portato qui ai quarti di finale a giocarsi il passaggio in semifinale Monaco e Montpellier. Se il tabellone dovesse rimanere invariato, chi passa, l'avete visto, affronta una tra Paris Saint-Germain e Lione. Ma non è detto che rimanga invariato, perché il tabellone spesso, soprattutto su FIFA, viene poi ridisegnato. L'obiettivo è la finale del 4 giugno. Il Monaco è detentore di questa competizione, di questo trofeo, proprio per la vittoria dell'anno scorso. La calcio di rigore contro il Paris Saint-Germain nel segno di Wissam Ben Yedder, che è ancora fuori per infortunio ma rientrerà a breve. Aguilar dalla parte opposta cerca e trova Jelson Martins. Taglia Ken,
Parte, vorrebbe palla Draxler, servito il 10, che punta subito la porta, apre il piattone e continua a segnare. 1-0 per il Monaco, col gol di Julian Draxler. Dopo 8 minuti si sblocca il quarto di finale. McKenny, Draxler, ha visto subito il Sharawi, lo serve. Dentro c'è Ken, l'ho visto il Faraone, ha visto anche Draxler, che va col destro sull'esterno della rete questa volta. Lascia Draxler e poi parte senza palla Moise. Lo ha visto Draxler, ha visto anche Jelson. Arriva al limite sempre Draxler, la porta sul destro e va in porta con deviazione. Quindi Martins lascia lì McTominay col destro largo, lungo Mendes, testa di Ayer e controllo di Draxler. Sale a destra Martins come un treno, detta già il passaggio Ken, porta via l'uomo e quindi Martins va nello spazio fino in fondo, spacca la porta! Jelson Martins, intelligenza calcistica, movimento di Ken e lui ne approfitta. 2-0! Ancora Badiashile sporca il pallone, stavolta fa un favore a Soké che punta l'aria, va dietro e la gara si riapre sì, perché segna Mavididi al 74esimo. Destro potentissimo e 2-1. 90esimo in corso. Bisogna difendere questo gol, soprattutto difendere col pallone, non senza. Ancora 90 secondi per una semifinale che era il nostro obiettivo minimo in questa competizione. Una semifinale che arriverà non appena uscirà questo pallone. E allora direi, se siete d'accordo, di farlo uscire, finisce qui. Il Monaco batte il Montpellier 2-1 e vola per il secondo anno di fila in semifinale di Coupe de France. Vedremo se potremo dire per il secondo anno di fila in finale. Questo ovviamente bisogna capirlo. L'anno scorso eliminammo il Lione per giocarci poi la finale contro il Paris Saint-Germain. Direi di andare a vedere quest'anno chi sarà il nostro avversario e come sarà strutturato il tabellone. Questi tutti i quarti di finale, il Nantes ha fatto fuori il Metz, mentre il Rennes ai calci di rigore ha eliminato il Brest sugli altri due campi, oltre al nostro. La vittoria del Paris Saint-Germain per 3-2 in casa del Lione. Le semifinali sono queste. Da una parte Paris Saint-Germain-Rennes, dall'altra Nantes contro Monaco. Insomma, se non ci dovessero essere sorprese clamorose, la finale per il secondo anno di fila sarà quella dell'anno scorso. 20 aprile è la data in cui affronteremo il Nantes. Prima ovviamente una vita, tantissime cose, un ottavo e un potenziale quarto di Europa League. Insomma, tante partite da giocare, perché abbiamo ancora il Nîmes, il Nizza, appunto le due contro la Zed, la pausa per le nazionali, il Montpellier in campionato. Insomma, un calendario bello fitto che ovviamente vivremo nei prossimi giorni, perché in questo momento aumenteranno tanto gli episodi di carriera, sia dal punto di vista di corposità, vedrete anche, si può dire corposità? Non lo so, ma comunque vedrete anche 5 partite nei prossimi episodi, sia dal punto di vista appunto della costanza, che so che voi amate, e quindi viviamoci insieme questo rush finale di pari passo con l'europeo, perché io poi entro la fine dell'europeo, questo è il mio obiettivo, vorrei viverci insieme anche il mondiale con il Belgio, però so che è complicato, ma vedremo se ci riusciamo. Intanto, se siete arrivati a questo punto del video, commentate con hashtag Draxler, che oggi se lo merita. Grazie per la visione, un bacione, never give up e alla prossima, ciao ragazzi!